Personaggio che ci ha fatto compagnia per tantissimi anni, nato di fatto con la televisione e che oggi compie 81 anni, è il grande Luciano Rispoli. Benvenuti cari amici al Tappeto Volante con Rita Forte. Grazie signor Luciano, buonasera amici, grazie. Lo faresti un reale? Ma nemmeno per 100 miliardi. La gallevetta dei giornalisti famosi. Cos'è questo libro, Mariano? È un libro pensato per chi come me 20 anni fa iniziava a fare questo mestiere, prima ancora di avere la fortuna di incontrare un signore come Luciano Rispoli. Se avessi trovato un libro così me lo sarei bevuto in un attimo, perché ci sono tanti giovani che a torto o a ragione sognano questo mestiere. Quando mi diedero quel premio per un programma sulla lingua italiana, il Cesare Marchi era il premio, ebbi l'onore di avere, di sedere accanto a Montanelli nella cena di celebrazione, e mi disse delle cose molto gentili. Mariano è un giornalista che andrà molto lontano, e è anche uno scrittore molto fine. Grazie. Non conta niente il mio punto di vista, ma io sono un tuo ammiratore nelle cose che tu scrivi, le scrivi così bene. Buon compleanno Luciano Rispoli, auguri da parte di tutta TV 2000. E in quel salotto abbiamo visto anche un collega, autore televisivo, che è collegato con noi al telefono e che ha lavorato con Luciano Rispoli per oltre 15 anni, è Mariano Sabatini. Buongiorno Mariano, benvenuto. È caduta la linea, peccato. Allora, dicevo, pronto? Mariano? No, è caduta davvero. Allora, Rispoli, che nel 1954 ha portato la RAI nelle piazze italiane, poi con il Tappeto Volante è volato nelle case degli italiani per pomeriggi di grande intrattenimento, di grande compagnia. Allora, torneremo più tardi perché volevamo spendere qualche parola in più per un personaggio televisivo così cordiale, perché era una televisione mai urlata ma sempre rispettosa dell'altro e di ogni ospite. Allora, mi dicono che Mariano Sabatini è con il telefono, è così? Pronto? Buongiorno. Buongiorno, grazie di avermi chiamato. Mariano, sei il benvenuto. Auguri anche a voi, però. Grazie. Un compleanno piccolo, devo dire, 2 anni, ma sono stati davvero, davvero intensi. Mariano, ti abbiamo visto su quel divano, nel tappeto che volava e sui tetti delle case degli italiani. Luciano Rispoli, un personaggio che ha regalato tanto per davvero una televisione di compagnia e mai urlata. Qual era la sua forza, secondo te? Intanto complimenti, perché siete i primi ed è giusto rendere merito a un padre nobile della televisione, sì, come lo ha definito Maurizio Costanzo, che deve molto a Rispoli, perché fu lanciato in questa professione da Rispoli, come la Carrà che abbiamo visto poco prima, come Paolo Villaggio, come tantissimi altri, Paolo Limiti, quindi un grande talent scout. Al Tappeto Volante ha intrattenuto con civiltà, questa era la cifra che si dava e che si imponeva, ma prima ancora aveva divulgato per tanti pomeriggi su Rai 1, per 4 anni su Rai 1 negli anni 80, con Parola Mia, un quiz sulla lingua italiana dove addirittura gli studenti riuscivano a scrivere un testo e a leggerlo davanti alle telecamere, col professor Beccaria. Ha inventato praticamente la televisione, perché andava nelle piazze negli anni 50 dell'altro secolo con le telesquadre, gloriose telesquadre, in cui militava anche Enzo Tortora prima di Rispoli, portando la televisione, facendo capire cosa fosse la televisione agli italiani. Insomma, meriterebbe, come ho detto oggi in un'intervista alla Stampa, un'onorificenza, diventare cavaliere, grande ufficiale, se non senatore della Repubblica. Oggi compie 81 anni e quindi gli facciamo gli auguri con tutto l'affetto e con tutto il calore che merita questo grande della televisione. Assolutamente. Fra l'altro, lui che ha avuto l'opportunità di sposarsi nella chiesa di San Giovanni Rotondo, sì, dove ha avuto come celebrante proprio Padre Pio, di cui la madre era molto devota. Sì. Noi dobbiamo dire anche una cosa, Mariano, chi fa questo mestiere, insomma, lo sa.
c'è un modo di porgere le domande in cui lo stesso giornalista intervistatore fa un passo indietro, cioè diventa quasi trasparente, perché devono emergere gli ospiti, i personaggi, e non chi fa le domande, perché è più importante l'intervistato. Lui era così, dicevi, era la cifra della sua televisione, un modo di rispettare anche l'altro, di accoglierlo, che fosse famoso o non famoso, erano in qualche modo tutti allo stesso piano su quel divano per lui. È verissimo, questo è proprio la, come dire, la, il DNA della sua televisione. Non faceva differenza, non fa differenza, gli farà piacere che parliamo di, certo, lui, assolutamente, con questo calore. E quindi sceglieva gli ospiti con grande cura, perché lui diceva, quando io ho lavorato con lui 15 anni, quindi insomma ho assorbito molto del suo metodo, anzi lui ha avuto la bontà di dirlo anche in un'intervista, sceglieva molto gli ospiti, non è che gli fossero tutti simpatici, ma insomma c'era una selezione a monte, quelli che non reputava giusti per il pubblico, per il suo pubblico, che era un pubblico vasto su Telemonte Carlo. Abbiamo visto un frammento del Tappeto Volante su Canale Italia, ma è andato in onda per anni su Telemonte Carlo, poi anche su RaiSat per una stagione, insomma è durato 15 anni il Tappeto Volante, è entrato veramente il paese all'interno di questo talk show. Ah, è stato il primo ad inventare un talk show, perché prima di Costanzo proponeva nel 1975 la conversazione in salotto, sui toni anche intimi, personali dei personaggi, che si chiamava L'ospite delle due, e Michele Sorice, che è un storico della televisione, ne parla come il primo talk show della lingua, della televisione italiana. Insomma, da lui non si litigava nelle sue trasmissioni, perché insomma aveva molto, era molto attento sull'alchimia degli ospiti, ecco, questa era la sua. Poi in realtà è un uomo, era un uomo integerrimo, rigidissimo sul lavoro. Mariano, ma una cosa volevo chiederti, ma tu gli auguri questa mattina già glieli hai fatti? No, però allora vuoi farle attraverso la televisione intanto? Questo frammento di televisione di TV 2000. Grazie, grazie a Mariano Sabatini, una buona giornata anche a te. Abbracci. Grazie, a presto e ancora tanti auguri per un davvero padre nobile della televisione. Tanti auguri di buon compleanno a Luciano Rispoli.